persone, ma se devono dare da fare anche loro. E a Bergedo siamo stati i primi nel 2011 a riceverli, ne abbiamo 15, ma anche a farli lavorare per la comunità di Bergedo, e sono alcuni, poi si sono fermati, sono anche dei bravi ragazzi. Come si sono fermati, visto che siamo diventati anche noi una terra di emigrazione, circa 200 tra rumeni e albanesi che lavorano tutti, ci permettono di tenere aperte le scuole perché per fortuna loro hanno ancora tanti bambini, abbiamo tutte le scuole aperte, compreso l'asilo delle scuole. Questa è una notizia sicuramente positiva. Il 10% dei bercetesi sono rumeni e albanesi, però si sono inseriti, lavorano prevalentemente nell'edilizia e nei boschi. L'altra cosa positiva, perché vedo che mi seguite nelle battaglie su Facebook, Tiutaro, Videotaro, da tante parti, ormai l'oceano è diventato una pozzanghera, siamo vicini, più di quello che eravamo un tempo. Bergedo è stato l'unico comune in provincia di Parma che è riuscito a ritornare in possesso e a vendere lui l'acqua ai cittadini. Non la facciamo più vendere da un altro carrozzone pubblico, ma ce la vendiamo da sole, perché Bergedo in Italia adesso è in atto un tentativo, quello di togliere i comuni, di accorparli, di, come se ci fossero dei grandi risparmi. Non ci sono dei risparmi, quindi la prima cosa è di rimanere autonomi come comune, che non vuol dire non collaborare con gli altri, anzi vuol dire collaborare di più con gli altri, e non a caso veniamo sempre in America, perché consideriamo del nostro comune, consideriamo anche tutti gli emigranti che sono rappresentati nel mio ufficio, nell'ufficio del sindaco, sotto l'orologio che segna l'orario di New York. 3.500 di origini di Bergedo sono a New York e negli Stati Uniti. L'altra cosa molto bella e molto positiva è che Bergedo, insieme ad altri comuni, al Parco Nazionale dell'Appennino, è stato riconosciuto dall'UNESCO per quello che riguarda i suoi prodotti, i prodotti della montagna. Bergedo, Corniglio, tutte queste zone alte, il Parco dell'Appennino nazionale, e quindi è stato riconosciuto dall'UNESCO, e vuol dire anche che sono serviti i lavori dei nostri vecchi, perché è stato riconosciuto proprio perché ci sono ancora delle belle case tradizionali, ci sono una buona aria, perché noi abbiamo l'aria buona, non chiudiamo il traffico del Parco dell'Appennino nazionale, e quindi è stato riconosciuto dall'UNESCO, e vuol dire anche che sono serviti i lavori dei nostri vecchi, perché è stato riconosciuto proprio perché ci sono ancora delle belle case tradizionali, ci sono una buona aria, perché noi abbiamo l'aria buona, non chiudiamo il traffico proprio perché abbiamo l'aria buona e il traffico non è molto, e quindi l'UNESCO ci ha riconosciuto insieme al Parco dell'Appennino nazionale. Questo è un buon riconoscimento. Dopo l'anno... Grazie. Questo è avvenuto lo scorso anno. Poco tempo fa invece la città di Parma, sempre dall'UNESCO, è stata riconosciuta per quello che è la sua cucina, i suoi prodotti, quindi avrà un certo nome in tutto il mondo, e speriamo di avercelo. Proprio per questo mi permetto, come sindaco, ma poi voglio essere breve perché gli americani sono di storia, ne avete già sentite abbastanza in Italia, quindi non vi possono venire a raccontare anche qua, vero? Quindi bisogna essere brevi. Proprio perché il cibo italiano è una cosa molto importante, che ci stanno riconoscendo tutto, soprattutto dopo l'Expo dello scorso anno a Milano, noi facciamo come bergedesi un sogno all'americano. Fra qualche giorno verranno a Bergedo tutti i sindaci della provincia di Parma. Vogliamo legare il cibo, come si faceva una volta il cibo, che c'è sempre meno persone capaci di farlo, e anche legarlo molto alle materie prime, che non possono essere fatte dall'industria della chimica se vogliamo un buon cibo. E quindi vengono tutti i sindaci della provincia di Parma, perché noi vogliamo, attraverso la nostra tradizione, le nostre ricette, il nostro cibo, i nostri prodotti, cercare di dimostrare che mangiando bene si campa di più. Quindi da Bergedo allungheremo la vita agli italiani. Grazie, ci rivedremo il prossimo anno, spero insieme agli altri, e anche qualcuno di voi.
Instead, we have a wonderful, wonderful day. Thanks to the Saint of Parma, San Guido Conforti. I wish you a wonderful day. Thank you for coming, and I present you il sindaco di Braceto, Luigi Lupi. Siccome la festa è molto bella, adesso da Braceto vogliono tutti venire. Non so il prossimo anno quanti verranno, ma intanto qualcuno è già venuto, se venivano qua è con molto piacere. A parte l'operatrice che sta filmando tutto per il primo Parma, e anche la più giovane tra i nostri che sono venuti, che era Caterina, però se veniva qua Gianni, Claudio, Tiberio, la Deborah, Achille, e anche la Francesca che così la conoscete, abbiamo una persona che è venuta qua da qualche anno qui a New York, la Francesca l'ha detto, si viene anche lei. Achille. Ormai sanno che veniamo tutti gli anni. Devi andare là così ti fotografiamo. Devo fare il video. Ah, sì, sì. Allora quest'anno in tanti mi hanno avvicinato perché vogliono portare il saluto di tutti, quindi se avete dei parenti a Braceto, ma anche al Barreto e qualcuno anche a Borgotaro, mi hanno avvicinato dicendovi di portarvi i loro saluti, che gli fa molto piacere che ci sia questa festa e che possiamo vederci. E quindi un saluto da tutti quelli che sono rimasti a Braceto, al Barreto e anche a Borgotaro, che vi salutano volentieri. Iniziamo con qualche notizia positiva, siamo in America dove tutto è positivo, bisogna iniziare. Braceto l'anno scorso, per la prima volta dopo tanti anni, non è diminuito come popolazione, è aumentato di uno, però... è già molto non avere essere andati indietro. È vero che siamo diventati anche noi terra di emigrazione, abbiamo anche qualcuno che è arrivato con i barconi, ma ce l'abbiamo dal 2011, sono impegnati nel fare dei lavori per Braceto, per la comunità, se non lavorano li rimandiamo via, quindi non siamo dei bonisti, se lavorano bene, se non lavorano non li vogliamo, perché è giusto aiutare le